È ancora l'alba, Sir Vaughan, ma noi siamo già svegli e ci stiamo preparando per lasciare a malincuore il nostro amato Rurbu e siamo già sicuri che ci mancherà molto. Oggi lasceremo le isole Lofoten e così ci dirigiamo a Moskenes, dove prenderemo il ferry per Buda. Si riparte! L'ironia è che proprio oggi che andremo via, il tempo è bellissimo e vediamo perfino il sole. E alle fermate dell'autobus, dove anche le pensiline hanno la forma di casette di legno col tetto spiovente, forse non ci sarà neanche bisogno di ripararsi dalle intemperie in compagnia delle cassette postali della gente del vicinato. E dopo mezz'ora di cammino avvistiamo da lontano il porto di Moskenes, che oggi appare quasi diverso sotto questa nuova luce. Sul molo le auto hanno già cominciato a formare lunghe file, in attesa di imbarcarsi sul ferry delle 14 per Budo, il quale non si fa attendere e arriva puntualissimo all'appuntamento. Qui non esiste una vera biglietteria, ma un addetto passa tra i passeggeri con un POS per il pagamento con carta di credito e rilascia loro i biglietti. Terminate tutte le procedure preliminari, siamo pronti per l'imbarco e procediamo ad occupare due posti su questa bellissima nave, dove c'è un'ampia sala ristoro, uno spazio giochi per intrattenere i più piccoli, un ascensore per spostarsi da un piano all'altro e perfino una saletta VIP, con comode poltroncine girevoli, dei tavolini e una vista privilegiata sul panorama all'esterno. La nave lentamente si allontana dal molo e purtroppo stiamo per lasciare le isole Lofoten. In circa 3 ore saremo di nuovo nella cittadina di Budo, dove passeremo solo la notte, prima di proseguire verso la tappa conclusiva della nostra avventura scandinava. Il viaggio procede tranquillo e ci concediamo anche un delizioso hot dog, visto che è molto difficile resistere al buonissimo odore che proviene dalla cucina. Alle 17:15 giungiamo a destinazione e ci lanciamo per le strade di Buda. Stasera dormiremo nella stanza di un appartamento che abbiamo prenotato con Airbnb. E la padrona Catherine, molto simpatica, molto gentile, mi ha scritto ieri per dirmi che probabilmente avrebbe fatto gli straordinari oggi. Quindi non l'avremmo trovata a casa a quest'ora, sono adesso le 5:15. Quindi mi ha dato tutte le indicazioni per poter entrare in casa. Ci ha lasciato le chiavi in una cassettina accanto alla buca delle lettere, mi ha dato il codice per entrare nell'appartamento e ha detto fate come se fosse a casa vostra, andiamo a cercare la strada. E con l'aiuto delle nostre fedeli mappe digitali e di qualche passante siamo in grado di arrivare alla nostra meta. Abbiamo trovato la strada, anzi la casa, sei qui, e infatti è lei Catherine. Ha detto che ci ha lasciato le chiavi nella cassettina. Vediamo se è vero. Qui c'è solo un giornale. Qui c'è una cassettina, ma è vuota. E quell'altra è la posta. Questa è di qualcun altro. Allora, o è tornata a casa, e quindi proviamo a suonare, perché le chiavi non ci sono. Allora, proviamo a suonare. Non risponde. Continuiamo a suonare, ma non risponde nessuno. Per cui ad un certo punto proviamo a tirare verso di noi il portone e con grande sorpresa, a quanto pare la porta era aperta. Ci ha detto al secondo piano. Andiamo a vedere. Una volta al secondo piano, però, ci aspetta un nuovo ostacolo. Abbiamo trovato l'entrata dell'appartamento, ma è chiusa a chiave, ho provato a bussare. Non apre, le chiavi non si vedono da nessuna parte, qui
quindi a questo punto non c'è sta che aspettare. E così ci accomodiamo sui gradini del pianerottolo e aspettiamo pazientemente. Finché, rileggendo meglio il messaggio di Catherine, mi accorgo che parla di una cassettina accanto a quelle della posta. Che ci sia sfuggita quando eravamo di sotto? Vado a verificare. Ed in effetti è proprio così. Ed il codice che mi ha lasciato Catherine è proprio la combinazione che serve per aprirla. Qui ci aspetta una luminosa stanza doppia con vista, un'altrettanto luminosa cucina con parquet in legno, un bellissimo bagno con doccia con tanto di foto dei reali norvegesi e, come dice il biglietto che Catherine ci ha lasciato per scusarsi, un soggiorno completamente sommerso dal caos, dove a quanto pare la padrona si è rilassata bevendo un bicchiere di vino e navigando sul proprio tablet. Ora che ci siamo sistemati, andiamo a passeggiare per le strade di questa cittadina, dove ogni lampione è decorato con un bel cespuglio di fiori, dove la maggior parte delle persone si muove in bici e dove la bicicletta sembra essere proprio il simbolo della città, perché ad ogni angolo sono sistemati questi piccoli omaggi al mezzo a due ruote, con biciclette di ogni dimensione e colore. Ci sono biciclette anche sui piedistalli, nelle vetrine dei negozi, da sole o utilizzate a ciclo continuo da manichini robot, e ci sono biciclette perfino sulle insegne dei palazzi. Oltre alle biciclette, un'altra peculiarità di Buda sono gli enormi graffiti che si trovano sulle intere facciate di alcuni edifici. Sulla base della nostra esperienza qui, ci viene spontaneo fare qualche considerazione sulle nostre impressioni. La cosa bella è che non ci sta delinquenza, si vive tranquilli, c'è una staccionata ma è aperta, giusto per delimitare la loro casa, ma poi è tutto aperto, non c'è traffico, soltanto la cosa... L'aria pulita. L'aria pulita, sicuramente si respira bene. L'unica cosa che può essere triste è l'inverno, perché le giornate sono molto corte, insomma non lo vedono quasi mai. E allora sì, sicuramente sarà brutto l'inverno. Invece d'estate le giornate sono lunghe, fa notte tardi e poi si sta tranquilli, pulito, tutto funziona. Ma ci stanno i pro e i contro dappertutto. Nella tranquillità della sera riprendiamo la strada di casa e ci prepariamo a trascorrere la nostra ultima notte in Norvegia, perché domani il sole del circolo polare artico sarà ormai un ricordo.